mezzanotte si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza girando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Sopra il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papio, una terra di artisti. Avvicina lente con incedere elegante. Mia moglie direbbe che la cosa migliore è l'estinzione. Con il rilassante non si sa dove viene. E dove va? Ma sarà? Minchia, hai preparato, eh? Quel vecchio fra. Ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Va bene. Puglia una terra di artisti, come abbiamo detto. Allora grazie davvero per l'accoglienza che ci avete dato. Ora faremo un po' di karaoke per buone. Ah, vedi, qui fuori, aspetta. Ci sono bei cd di Domenico. Pietro, estinzione. No, non estinzione nel senso estinguere, nel senso frenare. Ok, allora, prima di salutarvi, vogliamo, e dobbiamo, e vogliamo soprattutto, ringraziare le proprietarie e tutto lo staff del Red Pepper, alla quale farei un applauso. L'associazione culturale 021, Palazzo Romano nella persona dell'avvocato Lucio Romano, Pietro Verna, che mi ha accompagnato in questo viaggio. Lui ogni volta spera di avere uno sgabello più alto, ma sono giunto io, mi dispiace. E grazie a voi perché siete così ritagliati un po' di tempo, forse per pensare, forse per fermarvi appunto a ricordare. E spero di essere riuscito così umilmente ad aprire qualche finestra sul passato, sui vostri ricordi, perché bisogna, se ci dimentichiamo il passato non possiamo costruire il presente né tantomeno il futuro.